un incontro dedicato all'alternanza scuola-lavoro, ci sono i giovani imprenditori, ci sono degli incontri one to one, qual è l'obiettivo fondamentale? Cercare di ridurre sempre di più le distanze che ci sono ancora oggi tra due mondi che sono la scuola e l'impresa, proprio per cercare di far comprendere ad ambedue le realtà, quelli che sono i linguaggi e le necessità che provengono dal mondo scolastico e dal mondo imprenditoriale, e in questo i giovani imprenditori svolgono un ruolo di ponte, di catalizzatore, proprio per cercare di facilitare il contatto fra questi due mondi. Quali sono i protagonisti di questa giornata? Da un lato si parla di studenti, dall'altro di imprenditori. Rappresentanze di imprenditori e alunni possano trovare delle sinergie tra di loro, sviluppando anche dei progetti in co-working che poi saranno anche premiati al termine di questa manifestazione con il premio Bruno Ballone, che è un premio che noi come giovani imprenditori oramai abbiamo portato avanti, questa è la terza edizione. Quale vuole essere l'ambizione quando si mette un giovane davanti a un'impresa? Creare un investimento a lungo termine, avere la possibilità di in qualche modo influenzare il percorso formativo di un ragazzo e soprattutto avvicinarlo a quello che è il mondo industriale del proprio territorio.